Buongiorno, buon inizio di settimana, prima edizione del nostro telegiornale, il TG6 che si apre parlando di sanità perché l'assessorato regionale alla sanità presieduto da Nicoletta Verì ha presentato questa mattina un nuovo modello di gestione per far fronte al sovraffollamento di pronto soccorso degli ospedali abruzzesi. Vediamo il servizio. Assessore, questa mattina avete presentato un documento che riguarda il sovraffollamento di pronto soccorso, documento che nelle prossime ore arriverà in giunta. Sarà deliberato tra poche ore questa presa d'atto di un documento importante per quanto riguarda il sovraffollamento di pronto soccorso della nostra regione. È un argomento che abbiamo affrontato nei diversi mesi, affrontato attraverso confronti con i dipartimenti dell'emergenza, con le cure primarie. Arriviamo a questa presa d'atto di questo importante documento che, ripeto, andrà a stabilire non solo quello che è un'analisi, le motivazioni per cui c'è questo sovraffollamento, ma soprattutto delineerà dei protocolli da attuare sia per i pazienti meno gravi e sia per quelli gravi. È da sottolineare che abbiamo considerato importante anche l'attività da svolgere nell'ambito del territorio, perché molti pazienti devono trovare risposte sul territorio, specialmente per i codici bianchi e verdi, e non arrivare a pronto soccorso. Quindi una complementarietà di una presa in carico del paziente, ma soprattutto attraverso questo atto che l'agenzia ha prodotto si stabilirà anche il rapporto con il personale, che voi sapete è un elemento importante anche perché sono carenti gli specialisti in questo campo. Avete spiegato in conferenza stampa che ci saranno delle linee generali, ma poi tutto dipenderà da ogni pronto soccorso. In base ai numeri dei pronto soccorso delle varie ASL ci saranno delle azioni conseguenti. Diciamo che per quello che riguarda il personale abbiamo fatto degli standard di personale che sono parificati alle attività, quindi agli accessi. Chi ha più accessi avrà più personale, chi ha meno accessi avrà meno personale, perché sennò ci può essere del personale che lavora relativamente bassi carichi di lavoro rispetto ad altro personale che ha carichi di lavoro molto alti, quindi si rattiva una distribuzione e questa sarà a carico delle direzioni generali delle ASL, perché loro avranno a disposizione tutti i dati dei vari ospedali della loro ASL. E lì, secondo l'attività, secondo gli accessi, disporranno il personale in maniera più opportuna. Importante è il lavoro in questa fase anche della medicina territoriale, dei medici di base. E in questo momento di pandemia è utile per il Covid, perché voi capite che se un asintomatico, un po' asintomatico a pronto soccorso, lì inizia una trafila lunga ed è difficile di missione, perché bisogna mandarlo alla fine. Se è asintomatico non mi va a occupare un posto ospedaliero, lo rimandiamo a casa, e rimandandolo a casa serviranno delle procedure che dovranno attuare i medici di base, le USC eccetera, per poterlo monitorare a casa. Il Covid oggi, fortunatamente, nonostante questa sua alta virulenza, è un fenomeno più territoriale che ospedaliero, per cui ci sono molti raffreddori, ma le polmonie sono rarissime, perché questa forma pare non dia tante polmonie, magari anche aiutata dai vaccini, per cui è importante che ognuno faccia il suo lavoro, soprattutto gli utenti siano indirizzati verso il luogo più opportuno di cura. Noi abbiamo il paradosso, per esempio, che spesso vuol dire nelle malattie infettive abbiamo ricoverato il raffreddore solo perché c'è il Covid, e l'infezione grave magari sta in un reparto di urgenza ospedaliera. Questo non può più accadere. Siamo alla cronaca giudiziaria. Al termine dell'udienza di convalida, il GIP del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del quindicenne con problemi psichiatrici che a Bucchianico, in provincia di Chieti, nel pomeriggio di venerdì scorso aveva aggredito il nonno di 78 anni, deceduto poi all'ospedale di Pescara. Hanno applicato la misura carceraria, commentato il legale del ragazzo, l'avvocato Roberto Di Loreto del Foro di Chieti, ma più che altro per carenza sul territorio di comunità in grado di accogliere il minore nell'immediatezza. Questo anche per una garanzia nei confronti del minore per ragioni di sicurezza e di incolumità.
illegale ha fatto presente al giudice di un quadro clinico problematico che necessita inderogabilmente di un percorso di cure che vedremo come garantire nell'immediatezza attraverso l'ingresso in una comunità idonea, ha detto ancora il legale del ragazzo che è accusato di omicidio volontario aggravato e che ha scelto di non rispondere al magistrato. Ora si pensa ai prossimi passi, dovremo valutare molto bene gli incartamenti e i documenti di causa, ha sottolineato il legale. Certo, si pone una seria riflessione su quello che è tutto il sistema di tutela e garanzia che viene applicato in questi casi. Cronaca, rapina questa mattina al centro agroalimentare di Villanova di Cepagatti in provincia di Pescara, dove una guardia giurata è rimasta ferita. I banditi sono fuggiti con il bottino che, come appurato nelle immediatezze delle indagini, stava per essere caricato su un furgone portavalori. Il vigilante che ha tentato di sventare il colpo è rimasto ferito perché preso a pugni e calci dai banditi. In azione, secondo le prime informazioni, due giovani coperti sul volto con caschi integrali. I due sarebbero poi fuggiti su un'auto di grossa cilindrata. Sono in corso le indagini. Il bottino si aggira intorno ai 30.000 euro. Lasciamo la pagina della cronaca, parliamo di politica, la situazione di stallo nel quale versa la riqualificazione dell'ex FEA di Pescara è stata al centro di una conferenza stampa promossa questa mattina dai gruppi consigliari del comune di Pescara di centrosinistra e dai gruppi del PD in regione. Si chiede al comune di farsi portavoce con la regione stessa per avviare i lavori ritenuti urgenti. Vediamo. Ex FEA di Pescara, la regione decida e risolva l'impasse, salvaguardando il nostro mare e consentendo al cantiere di riqualificazione di ripartire con i lavori. E questa è la sintesi dell'interpellanza presentata in Consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Antonio Blasioli, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa dinanzi al fabbricato storico sulla riviera nord di Pescara, assieme ai consiglieri comunali Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Giovanni di Jacopo, Mirko Frattarelli, in rappresentanza di tutti i gruppi di centrosinistra. La regione, sostengono i rappresentanti dell'opposizione, in qualità di proprietaria dell'area deve procedere con la bonifica prima di tutto per evitare che le sostanze inquinanti si estendano verso l'esterno del cantiere, verso il mare, e poi ancora per consentire la nascita del Museo d'Arte Contemporanea, la piazza e gli spazi espositivi con parcheggio. Il bando è della regione a guida centrosinistra del 2017 con l'assegnazione a una società che doveva realizzare qui un polo sociale ma anche museale, una piazza e 54 parcheggi. Un bel investimento in una zona centrale di Pescara a fianco alla nostra, al nostro lungomare. Purtroppo già siamo intervenuti su questa vicenda, per una prima volta con una risoluzione del 2019 perché la pratica non si sbloccava, e poi adesso interverremo nuovamente con una specifica interpellanza per chiedere alla Regione Abruzzo di bonificare quest'area. Che cosa è successo? È successo che la società che doveva realizzare nel momento in cui è entrata ha cominciato anche su indicazione dell'ARTA a fare dei piani di indagine su quello che c'era sotto questo terreno. Ha trovato 4 cisterne di idrocarburi e altro materiale solvente che probabilmente deriva dai magazzini delle officine che c'erano qui dell'ex FEA, che potrebbe inquinare la falda. Non è quindi soltanto un problema di riqualificazione di quest'area che è centrale, che è importante per tutta quanta la zona perché sono stati tolti anche dei parcheggi, ma è anche un problema di limitare il più possibile il pericolo di inquinamento. Questa è proprio la differenza fra un annuncio e il poter poi portare a termine quello che si è annunciato, perché in realtà l'annuncio di questo intervento è stato fatto in comune, più volte il comune ha convocato le commissioni, ha convocato i protagonisti di questa riqualificazione e oggi che c'è un problema il comune è scomparso. Quindi questa purtroppo è esattamente la differenza che c'è fra quando si fa un annuncio e lo si porta a termine e quando si fa un annuncio solo fine a se stesso per fare propaganda, come purtroppo in molti casi sta avvenendo. Noi crediamo che il Comune abbia il dovere etico di farsi promotore presso la Regione di questa risoluzione di questo problema, perché altrimenti diventa complice soltanto di un lassismo, perché oggi nei fatti è complice di questo lassismo, perché è anche completamente scomparso dai radar.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ora parliamo di infrastrutture perché la Regione Abruzzo accelera sull'intervento per il porto di Vasto e dopo aver reperito le risorse convoca la conferenza dei servizi preliminare. L'ufficio porti del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha convocato per il prossimo 4 agosto la conferenza dei servizi a cui sono stati invitati l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Demanio, la Soprintendenza Archeologica di Chieti Pescara, la Direzione Marittima di Pescara, la Capitaneria di Porto di Ortona, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, l'Arta Abruzzo e il Comune di Vasto, ha reso noto il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Umberto D'Annuntis. Tali enti, ha detto, dovranno esprimersi sul progetto di potenziamento e riqualificazione infrastrutturale della diga foranea Molo Levante e Molo Martello, così come previsto dal vigente piano regolatore portuale. L'intervento prevede un investimento per un importo di 12 milioni totalmente reperito da questa Giunta regionale attraverso una rimodulazione di fondi CIPES, ai quali si aggiungono gli 8 milioni 650 mila euro di fondi ZES per il secondo stralcio dell'intervento e la realizzazione della rotatoria tra la strada statale 16 e la strada provinciale 170 e viabilità ARAP. Proseguiamo. Torniamo a Pescara, l'amministrazione comunale ha infatti illustrato oggi i lavori che l'ente avvierà sulle sponde del fiume Pescara, il tutto nell'ottica della valorizzazione del paesaggio marino, disponibili 100.000 euro di fondi regionali. La Giunta Masci accende un faro sulle problematiche del fiume. È la prima volta che il Comune interviene sul Pescara con urgenza per garantire la sicurezza della navigabilità. Si tratta solo di un passaggio di un più ampio quadro strategico cui stanno lavorando il settore transizione ecologica e sostenibilità ambientale diretto dall'architetto Emilia Fino e l'ufficio coordinato dall'architetto Esther Zazzero che attraverso l'analisi delle specifiche caratteristiche territoriali, l'indicazione delle azioni per il disinquinamento e la messa in sicurezza idraulica è volto alla valorizzazione del fiume Pescara che rappresenta un obiettivo centrale per l'attuale governo cittadino. Questa fase di avvio delle attività è infatti il risultato di una delibera della Giunta Masci approvata su proposta dell'assessore Nicoletta D'Inisio grazie ad un finanziamento regionale di 100.000 euro. Fondi assegnati dalla Regione perché la Regione è molto attenta alle problematiche di Pescara, del fiume Pescara, in questo caso della pulizia del fiume. Noi abbiamo immediatamente fatto la gara, abbiamo assegnato già le opere, quindi la ditta partirà veramente a breve, fra qualche giorno, pulirà sia l'alveo del fiume dai tronchi che navigano indisturbati e sia le sponde del fiume, perché ci sono sponde veramente bellissime che sembrano sponde dei fiumi sudamericani in alcune zone. Noi puliremo per 7 km fino al confine con San Giovanni Teatino in modo tale che poi possa essere navigabile senza incontrare problemi, ma come vedete noi sul fiume stiamo facendo molti lavori, il porto che si sta realizzando col Molo Nord che è quasi completato, il dragaggio che ci sarà per permettere alle barche di rientrare in porto, la pulizia del fiume, c'è un'attenzione particolare, è stato per troppi anni trascurato, tutti hanno parlato della risorsa fiume e nessuno mai ci ha messo un euro e nessuno mai è intervenuto, noi invece stiamo intervenendo per fare quello che si doveva fare da tanto tempo e che non è stato fatto. Oggi si fa, siamo contenti e mi auguro che siano contenti anche tutti coloro che navigano il fiume e che ogni volta trovano difficoltà, protestano e oggi invece vedono una soluzione ai loro problemi. Proseguiamo e apriamo un'ampia pagina dedicata come sempre nel periodo estivo agli eventi. Andrà in scena domenica pomeriggio alla Civitella di Chieti il Don Giovanni di Mozart che sarà l'anteprima della stagione lirica del Teatro Marrucino. Ci dice tutto nel servizio Andrea Costantini. Anteprima della stagione lirica del Marrucino di Chieti con il Don Giovanni di Mozart, una coproduzione tra la Deputazione e l'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano. Lo spettacolo andrà in scena alla Civitella domenica prossima alle 20.30. Entrare nel vivo di questa convenzione che sancisce un'unione tra il Ministero della Cultura e la Deputazione Teatrale, infatti gestiremo tutto il parco archeologico della Civitella per i futuri 3 anni, lo faremo con un palco residente che siamo riusciti ad installare
regolare grazie a uno sponsor importante e lo faremo anticipando la stagione lirica autunnale con questa appunto opera di Mozart che è il Don Giovanni. Un'anteprima dedicata completamente ai giovani ad un messaggio sociale, quello sulla sostenibilità ambientale. Infatti tutto questo nasce da un progetto giovanile, da un'opera studio. Pensate che l'orchestra sarà composta da giovani di un massimo di 25 anni, anche con dei giovanissimi, non solo, anche il cast con giovanissimi interpreti che daranno sicuramente un valore aggiunto con la loro energia e con il loro entusiasmo. La scenografia è molto interessante perché, come dicevo, è tutta realizzata, scenografia e costumi sono tutti realizzati con materiale di riciclo. Questo è un progetto molto grande e importante che vuole dare, ripeto perché è molto importante, un valore sociale a quello che stiamo facendo. La stagione lirica entrerà nel vivo in autunno quando al Marrucino andranno in scena Madama Butterfly di Puccini il 14 e 16 ottobre, la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni il 18 e 20 novembre e il Don Pasquale di Gaetano Donizetti il 9 e 11 dicembre. Sarà una stagione ricca di innovazione, ricca di messaggi, ci sarà tanto da dire. Naturalmente l'interesse maggiore per quello che mi riguarda come direttore artistico è andato verso la ricerca di voci importanti, verso la ricerca di giovani in carriera e anche di registi e scenografi che potessero dare un tocco nuovo, dare messaggi nuovi, qualcosa di contemporaneo, quindi che potessero in qualche maniera creare un'innovazione anche nel linguaggio stesso di opere ormai ascoltate da anni. Il presidente della deputazione Giustino Angeloni ha anche annunciato l'apertura della campagna abbonamenti con un aumento inevitabile dei prezzi del 10%, quando altrove, ha sottolineato sempre Angeloni, sono del 15 o 20%, mentre la messa in scena del Don Giovanni, Anni aggiunge, è stata resa possibile dalle economie della stagione precedente. Saluto la Presidente. E da Chieti ci spostiamo a Teramo, si chiama Virtù Estive, la manifestazione animata anche da concerti e spettacoli organizzata dal Comune Aprutino insieme a Vitali Di Luigi Cremona e Lorenza Vitali. Un grande filo conduttore per l'evento, la sostenibilità e la sua declinazione. In cucina ospite d'eccezione lo chef Nico Romito. Ma diciamo che è una manifestazione che costituisce un evento nell'evento all'interno di Teramo Natura Indomita, un evento dirompente perché mette in campo una rivoluzione per la cultura enogastronomica della nostra città, Teramo che apre i propri confini, esce fuori dall'autoreferenzialità e lo fa attraverso un rapporto appunto tra la sua cultura enogastronomica e la bellezza dei suoi luoghi, dei suoi spazi. Piazza Martiri, che sarà il luogo degli eventi ovviamente anche musicali e concertistici, ma il Castello della Monica che diventa il teatro di momenti che consentono veramente di valorizzare un aspetto della cultura del nostro territorio, che è quello proprio dell'enogastronomia, che costituisce una risorsa da valorizzare, e con questo evento, con questa iniziativa lo facciamo più che mai, creando un connubio importante non solo tra cibo e bellezza nel nome della sostenibilità, ma tra l'enogastronomia nazionale che sarà presente attraverso gli chef stellati, Green in particolare, Nico Romito, le università che comunque vivranno momenti importanti anche di rappresentazione nel nome dell'ecosostenibilità dell'enogastronomia e i ristoratori teramani che saranno protagonisti. È un momento di riflessione dove la migliore ristorazione d'Abruzzo siederà su un palco e ragionerà insieme a Luigi Cremona, che ringrazio, all'Università degli Studi di Teramo che è coorganizzatrice insieme al Comune con tanti interventi, si ragionerà appunto su quelle che sono le prospettive anche della cucina e quelli che sono i temi legati alla sostenibilità in cucina, quindi un evento di grandissima qualità a Teramo che unisce anche Piazza Martiri e il Castello della Monica, dove finalmente potranno tantissimi visitatori entrare, godersi il castello ma anche godersi delle degustazioni di ottimo vino delle colline teramane. Ma la ristorazione sta andando molto meglio, cioè la ristorazione sta andando bene, primo perché il Covid ormai è digerito, sembra, cioè nel senso c'è, rimane, ma comunque ci si convive e quindi c'è una guerra in corso con le problematiche che ovviamente portano a aumenti di prezzi, a penuria di materie prime e così via. Diciamo, il mondo è difficile, però la domanda di godersi un buon pranzo fatto bene, in modo sereno, c'è, la gente esce di casa, mangia, vuol vivere all'aria aperta, soprattutto adesso che fa caldo, insomma c'è tanta
offerta, c'è tanta domanda e quindi vediamo, insomma, la ristorazione sta andando, io penso, mediamente abbastanza bene. E ora apriamo la pagina dello sport. Tanti gli atleti e dirigenti che hanno ricevuto riconoscimenti al premio Terrazza d'Abruzzo per lo sport a Guardia Grele sabato scorso. Momento particolare la partecipazione di Federica Cappelletti, moglie del compianto Paolo Rossi, che ha ricordato l'eroe del Mondiale 82 a 40 anni da quella fantastica cavalcata. Vediamo. Federica Cappelletti, ospite a Guardia Grele al premio Terrazza d'Abruzzo sullo sport, prima edizione, in una serata emozionante perché non solo si parla del bellissimo libro, della vostra meravigliosa storia, ma anche perché siamo ormai a 40 anni dal Mondiale 82, si sommano i ricordi e le sensazioni, insomma, dentro di te, dentro il tuo cuore, dentro la tua memoria, immagino. Ma sicuramente è un pupurri di emozioni, appunto quest'anno ricorre il 40° anniversario della vittoria dell'Italia ai Mondiali 82 e sicuramente un momento in cui sarebbe stato bello festeggiare con Paolo, ne avevamo parlato tanto, avevamo anche in mente di fare diverse cose e quindi niente, questa sera insomma ricordiamo Paolo, oltre che il mio libro, ricordiamo quella vittoria mondiale e le tante emozioni che ci hanno regalato. Sono un calciatore, campione del mondo 1982. Il tuo, diciamo, la tua sensazione, le tue impressioni dopo questo mini tour a Guardia Grele, così insomma nel cuore dell'Abruzzo? Guarda, stupendo, veramente un po' una chicca. Dei posti bellissimi, anche questo, insomma, il paese mi piace molto, le persone, questa mostra stupenda dove veramente ci sono, c'è da far venire i brividi perché ci sono dei pezzi bellissimi e penso introvabili, infatti mi sono domandata dove l'avranno ritrovati e quindi davvero bello, tutto bello, persone stupende, quindi sono contenta di essere qui. Siamo al calcio di Serie C perché sarà presentato oggi il ricorso del Teramo al collegio di garanzia del CONI, ultimo passaggio sportivo per salvare la Lega Pro. Tra una settimana la pronuncia, ma le chance sono molto ridotte. Vediamo. L'ultimo grado della giustizia sportiva prima che eventualmente possa essere chiamata in causa quella amministrativa. Il ricorso al collegio di garanzia del CONI è almeno per il momento lo step finale per il Teramo, che spera in un difficile ribaltamento della decisione presa venerdì dal Consiglio federale. Il legale Cesare Di Cintio e la DCF Sport Legal depositeranno entro la giornata il ricorso e tra una settimana, il 18, dovrebbe esserci la pronuncia definitiva dell'organo di giustizia. Le chance sono poche, inutile girarci intorno, le motivazioni addotte dalla Federcalcio per esclusione del diavolo dai professionisti sono davvero complicate da ribaltare e le parole di Gravina sulla responsabilità dei club sono a testimoniare quanto la strada sia in salita. La Covisoc infatti ha ritenuto, cosa convalidata anche dal Consiglio federale, che la causa di forza maggiore delle quote bloccate non può essere addotta come una giustificazione rispetto all'adempimento delle specifiche obbligazioni della società. E come esempio porta il fatto che con la stessa procedura giudiziale in essere il Teramo ha comunque concluso senza problemi la stagione 21-22. Perciò il tema non è un esimente. Poi c'è la contestata carenza finanziaria determinata sulla scorta dell'indicatore di liquidità al 31 marzo che al netto degli introiti di calciomercato è comunque di ampie proporzioni. Ma quello che nemmeno il Teramo è stato in grado di contestare all'organo di vigilanza è l'impossibilità da parte della società di revisione di esprimere una conclusione sulla possibilità della società di proseguire la propria attività quale entità in funzionamento, tanto nella relazione semestrale al 31 dicembre 2021, quanto nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo. Questo elemento di criticità e difformità risulta incontestato da parte della società. Insomma, questioni davvero molto pesanti che renderanno difficilissimo il ribaltamento di fronte davanti al CONI. Ecco perché parallelamente si lavora
ora anche al piano che potrebbe vedere il club richiedere un posto nella quarta divisione nazionale attraverso la procedura che richiederà l'intervento del primo cittadino. Peraltro l'assemblea dei soci di oggi dovrebbe anche tenere conto della possibilità che vengano sbloccate dal tribunale le quote congelate. Non sarà anche in questo caso così semplice, visto che il foro capitolino vuole capire perfettamente i margini di un'operazione che presenta comunque ancora dei lati molto nebulosi. Ecco perché finora non è mai arrivato l'ok. Arriverà oggi? Difficile dirlo. Nel frattempo, giocare sul tavolo della Serie C con troppa insistenza farebbe correre il rischio di dilatare i tempi e non avere troppo margine per salvare poi il salvabile. È evidente che il Teramo spera nella Lega Pro, ma finora i primi due round, Kovisok e Consiglio Federale, sono andati malissimo. Segno evidente che servirà qualcosa in più per cambiare l'esito di una vicenda intricata. E dopo aver visto il servizio curato per noi da Jacopo Forcella sulla situazione in Casa Teramo, parliamo di Serie D, di trattative che riguardano alcune società abruzzesi. Sfuma il passaggio a Vasto da Bolami a Di Stefano, mentre a Chieti Serra sarebbe vicino a rilevare il club neroverde. Composizione societaria, tema centrale anche a Notaresco, mentre il Pineto è scatenato sul mercato. Vediamo. La cessione della Vastese sfuma in una domenica che doveva portare invece alla chiusura dell'accordo con l'imprenditore Attilio Di Stefano, passaggio di proprietà svanito nonostante i due incontri organizzati nella sede del comune il 24 giugno e giovedì scorso al cospetto del sindaco Menna e dell'assessore allo sport della Penna. A questo punto la proprietà uscente ha rimesso il titolo sportivo nelle mani del primo cittadino, che dovrà verificare se e quali margini ci sono per dare continuità al progetto calcistico aragonese. I tempi sono stretti e la preoccupazione monta, anche se l'iscrizione al campionato di Serie D non dovrebbe essere a rischio. Quello che è incerto invece è come la Vastese affronterà il prossimo campionato. Per una trattativa che non va a buon fine ce n'è un'altra che potrebbe chiudersi positivamente a stretto giro, ovvero quella tra Giulio Trevisan e l'imprenditore torinese Ettore Serra, che sarebbe realmente interessato a subentrare per rilevare il Chieti e rilanciarlo dopo l'addio dichiarato dallo stesso Trevisan e da Mergiotti al termine del campionato appena concluso. Nelle scorse settimane c'era stato fermento e anche incontri alla presenza delle istituzioni per garantire un futuro alla Chieti calcistica e il cerchio pare si stia per chiudere. Non ha invece di questi problemi il Pineto, che da parte sua è attivissimo sul mercato. In difesa ha preso Nicolas Di Filippo proprio dalla Vastese e dall'Avezzano il giovane Walter Braghini. È chiaro che il pezzo forte è stato l'innesto davanti di Diego Allegretti. Non è finita qui, perché nelle ultime ore i biancazzurri hanno chiuso per altri due colpi, ovvero l'attaccante camerunese Njambè e nella zona nevralgica del campo per Fabrizio Losicco. Continuerà invece l'avventura in Serie D il Notaresco, nessuna cessione del titolo sportivo ma anche una società da mettere insieme. Non si registrano ulteriori novità, ma nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi, col sindaco Diego Di Bonaventura a cercare di far coagulare attorno al progetto calcistico rossoblu imprenditori locali in grado di assicurare un torneo di buon livello dopo l'addio di Salvatore Di Giovanni. Ceduto Braghini al Pineto, per l'Avezzano tra poco sarà tempo di rinforzare l'organico. Già preso il portiere Christian Gerbic, classe 2001, e confermato a centrocampo Marco Donatangelo. I biancoverdi vorrebbero tenersi l'attaccante Dos Santos, ma è chiaro che poi dovranno arrivare anche altri elementi in grado di dare a Torti l'opportunità di disputare un torneo tranquillo. Venerdì intanto si deciderà sui ripescaggi, c'è l'Aquila che spera, il rossoblu con l'innesto proprio di Salvatore Di Giovanni e l'ufficialità di Massimo Epifani come allenatore sperano si apra un varco e si liberi una casella, altrimenti sarà campionato di eccellenza ma con grandi ambizioni. Finisce qui la prima edizione del TG6, vi ricordo le altre edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito dalla nostra redazione, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.